molto probabilmente lo rivedremo soltanto a Valencia, a Lorenzo, perché Bella frate! Benvenuto a Castel de Fels, frate. Benvenuto in Spagna, nel paese dove la gente si fa gli affari suoi, alla grande. Vabbè, non tutti ovviamente, ok? Non tutti. Però, Castel de Fels, Castel de Fels! Allora, ose pranze con pizza margherita da un euro, comprate da Eurospin! Buonissime, 4 pizzette in euro. Io non l'ho mai cercata da Mercadona queste qua. Non so se le troverò queste qua. Sono buonissime, veramente veramente buone, anche riscaldate in padella col coperchio, e ci ho messo sopra una fetta di Gouda. E sono qui da solo come un cane, anzi con altri due cani, con l'altro. Di fronte al mare, come sempre. Ma non mi sento morto. Non so dove andare. Allora, sto aspettando che mi arrivi al telefono. Venerdì mi dovrebbe arrivare, cioè entro venerdì mi dovrebbe arrivare l'iPhone sistemato. E non so dove andare. Non so se tornare a Mallorca, perché Mallorca da un po' che mi gira qua in testa. E pensavo non c'è due senza tre. Ho ancora la roba da vendere là del mercatino. Sembro cieco così, no? Guarda, facciamo un po' come se fossi cieco. Non so se vorrei ripetere un'altra volta la stessa esperienza. La nave per Las Palmas, la prima nave parte il 13. Pensavo di prendere quella che parte il 20. Però nel frattempo dico, siccome pago tanto, perché non c'è lo sconto, l'associazione che doveva farmi, che mi doveva assumere, che doveva farmi la tessera, socio, dice da gennaio, quest'anno sono chiuse le iscrizioni. Allora ho pensato, l'altra alternativa è farmi la Spagna, cioè la parte sud, cioè la costa dopo Valencia, Barcellona, Valencia, Alicante, bla bla bla, fino alla sua Tarifa, due mesi però così, tipo novembre e dicembre, poi arriva gennaio, mi iscrivo, no, all'associazione, divento sociopath. Così il biglietto lo pago la metà. È difficile decidere, lo sai, è veramente difficile. Cioè, vedi, quando puoi fare tutto, specialmente adesso che ho un po' di soldi, un po' di denaro, è difficile. Quindi sono in attesa di una scintilla, sono in attesa della decisione, perché adesso non so decidere e mi fermo qua, sto qua, anche perché devo fermarmi qua. C'è un sole bellissimo, una serenità e pace qua a Castel de Fels, una grande pulizia, è pieno di secchioni per l'immondizia, le docce funzionano tutte, cioè si riconferma, una sosta perfetta. Allora, c'erano due, adesso una coppia, e mi ha fatto pensare, no, lei è vestita benissimo, ma sono sicuro lui non è che se la guarda poi più di tanto. Chissà perché dopo un po' che uno sta insieme, dopo un anno, due anni così, non guardi più con, no, con la stessa voglia, con la stessa energia la tua compagna. Perché non la guardi più? E perché non, no? E guardi le altre. Cioè dopo 4, 5, 6, 10 anni è proprio, cioè sono rari quei casi che, no, che la guardi come se non l'avessi mai vista. Chissà perché questa energia così temporanea, così breve. Chissà. Te l'ho detto che ci sono un sacco di sportivi qui a Castel de Fels. La gente che corre, la gente tranquilla. E allora sono le 2:15. Non so se andare a fare benzina adesso, cioè gasolio, al benzinaio lì a Gavà, che è un discount. E devo fare anche la lavatrice. Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Oh no! Non ho niente contro quelli che mangiano tanto, è solo che dico, te serve meno
E fermati, fermati prima che è troppo tardi. Se vedi che c'hai una cosa che stai a mangiare troppo, sai, una cosa impulsiva, no? Che mangi, 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 fermati prima che sia troppo tardi, perché quando poi ti ricordi dopo 30 kg è difficile perdere poi 30-40 kg. Ne vedo tanti, no? Che c'hanno, sai, quel panzone gigante, ma non l'hai visto? Cresce, cioè non vedi che sta proprio, cioè dal momento penso che lo stomaco sta così, vuol dire che stai a mangiare più di quello che ti serve, perché in realtà penso che non vai abbastanza spesso al bagno. Il corpo non riesce a fare il download, non riesce a scaricare, allora intelligente com'è, deposita, ok? E li deposita qua, vedi? Quindi stai ingerendo o bevendo più di quello che ti serve e non gli dai il tempo, non gli dai tempo al fisico di scaricare. Ma io posso guidare così secondo te? Ah, comunque sta zona è piena di robe per il mercatino, lo sai? Recupera tu figura, dice clinica, ma non serve, vedi, non serve, cioè se stai attento. Guarda l'aereo, fratello, guarda. Uno e 17, fratello, ti è becca si spicci, 1 e 17. No, dico, lo stai a vedere la Spagna, perché vivo e vorrei e continuo a vivere in Spagna. 56 litri, 66 euro. Ci sta, no? Non è sta come cosa, oh. Costa crisi o no? Gavà, questo posto si trova a Gavà, zona industriale Gavà, direzione centro. Sorne, sorne, le 6:20. Oh, che figo, una signora prima, 2 ore fa, mi ha regalato il bigliettino, sai? Mi ha regalato 2 ore di parcheggio perché lei non aveva pagato, diciamo, troppo. Ho lavato anche queste, okay? le cosine dei cagnetti, asciugamanini, e ho speso 16 euro. Però l'ultima volta che ho fatto la lavatrice quando stavo a Roma. Giusto in tempo.